Sì, a un certo punto il soggetto, il priolo, ha mandato un SMS al padre, in cui, Con il suo telefono? con il telefono di un passante, di una terza persona estranea ai fatti, chiedendo verosimilmente il favore di mandare un messaggio, e in cui, insomma, fortunatamente il papà, che in quel momento era in caserma con i carabinieri, insomma, ha reso edotti gli operanti di quanto stava ricevendo, e quindi questo poi ha permesso di arrivare ad identificarlo. Verosimilmente, diciamo che siamo riusciti a ricavare il luogo in cui si trovava il. Sì, faceva riferimento ad una situazione, diciamo, di Lui era a emergenza. Milano quando prese il messaggio oppure era già a Milano? Ha detto di essere in quel momento scappato e di non preoccuparsi per lui in quel momento. E nel caso in questione non vi erano elementi che potessero fare presagire questo tragico epilogo? I due soggetti, la ragazza e l'omicida, si erano viste come dire, in buona armonia poco tempo addietro, perché avevano festeggiato nel mese di agosto il compleanno della bimba. E inoltre si vedevano perché si ipotizzava una possibile remissione della querela, e pare che proprio il diniego di rimettere la querela abbia scatenato questa furia omicida. Questa ragazza aveva presentato una denuncia e il processo era stato avviato proprio. Proprio ieri ci sarebbe stata l'udienza, che però non si è tenuta, assente tutte le parti, cioè sia la denunciante e sia l'indagato.